Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il bûche de Noël, un dolce francese particolarmente diffuso nel periodo natalizio. Ma per trovare la storia di questo dolce dobbiamo andare un pochino indietro nel tempo. Infatti nel 1100 in tutta l'Europa c'era la tradizione di bruciare un grosso ceppo di legno al giorno di Natale. Questo avrebbe portato fertilità dei campi e un prospero anno nuovo. Questa tradizione venne particolarmente sentita nell'est dell'Europa. Infatti ancora oggi in Lituania Natale si dice Kalėdos e letteralmente significa serata del ceppo. Ma la ricetta del bûche de Noël è molto più recente. Infatti fu proprio un pasticcere francese che la creò nel 1945. Tradizionalmente era costituita da un ripieno di marmellata e coperta con del cioccolato, lavorato in modo che richiamasse la corteccia di un albero. Oggi i ripieni sono molto più ricchi. In questa ricetta vedremo insieme la nostra versione. Iniziamo la ricetta mettendo 5 tuorli in una ciotola insieme a 100 g di zucchero semolato. Mescoliamo per bene aiutandoci con delle fruste elettriche finché non otterremo questa consistenza. Poi iniziamo ad aggiungere poco alla volta 30 ml di olio. Poi aggiungiamo un cucchiaino di semi di bacca di vaniglia bourbon, 100 g di farina 00 e 30 g di cacao, che andiamo a setacciare per bene. Mescoliamo finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati. Mettiamo 5 albumi e 25 g di zucchero e li montiamo a neve ben ferma. Iniziamo ad aggiungere gli albumi al composto di cioccolato e mescoliamo con molta delicatezza, aiutandoci con una spatolina. Trasferiamo il composto in una teglia di 24x30 cm con carta da forno e lo stendiamo affinché arrivi su tutti i bordi. Lo battiamo per eliminare eventuali bolle d'aria, poi lo cuociamo a forno statico 180 gradi per 8-10 minuti. Appena sfornato il biscuit, lo togliamo subito dalla teglia, poi lo ricopriamo con un altro foglio di carta da forno e con coraggio lo andiamo a girare. Subito dopo, con delicatezza, togliamo la carta da forno nella parte superiore. Mettiamo in una ciotola 250 ml di panna fresca zuccherata da montare e la montiamo finché non raggiungerà questa consistenza. Qui con noi abbiamo della ganache che abbiamo creato con 300 ml di panna, 300 g di cioccolato fondente e un cucchiaio di caffè. Aggiungiamo 3 cucchiai di ganache alla panna e la mescoliamo dolcemente affinché non si smonti. Eccola qui! Adesso la andiamo ad aggiungere al biscuit che abbiamo creato in precedenza e lo spalmiamo lungo tutta la superficie sempre aiutandoci con la nostra mitica spatolina. Adesso creiamo una scanalatura a 45 gradi verso la fine dalla parte destra del nostro biscuit aiutandoci con un coltello. Poi lo arrotoliamo il più stretto possibile aiutandoci con le mani e con la carta da forno. Lo lasciamo a raffreddare nel frigo per 2 ore. Poi lo togliamo dalla carta da forno e con un coltello applichiamo un taglio di circa 8-10 cm. Successivamente andiamo a tagliare in diagonale in modo da formare 2 triangoli. Questo dovrà essere il risultato. Come potete vedere è molto carino il nostro rotolo all'interno. Li mettiamo da parte e copriamo con tutta la restante ganache il nostro rotolo. Essendo freddo, quando andremo a fare le forme del legno sarà molto semplice perché si solidificheranno subito. Prendiamo un po' di ganache, la mettiamo nella parte superiore del rotolo e ci attacchiamo sopra un triangolo. Poi lo andiamo a ricoprire con la restante ganache. Prendiamo un po' di ganache, la mettiamo nella parte superiore del rotolo e ci attacchiamo sopra un triangolo. Poi lo andiamo a ricoprire con la restante ganache. Infine lo lasciamo ad assestare nel frigo per almeno mezz'ora. Per completarlo, insieme ad un pochino di decorazioni,
Aggiungiamo un pochino di zucchero a velo. Guardate un po' che meraviglia di un Bûche de Noël che abbiamo creato! Sembra a tutti gli effetti un bellissimo ceppo di legno. Per chi volesse creare le nostre pigne natalizie può guardare il video che apparirà in alto a destra. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso non vedo l'ora di gustare questo Bûche de Noël. Prima però avevo un pochino di suggezione ad addentarlo, ma siccome so che è fatto con ingredienti sani ed è buonissimo, adesso lo addento insieme a voi. Wow ragazzi, è bellissimo. Questo dolce è molto soffice. In bocca si sente subito questa morbidissima e vellutata crema, creata con panna e un pochino di ganache. Subito dopo si sente la leggerezza del pan di Spagna e infine questa ganache che abbiamo messo sopra aromatizzata al caffè. Il gusto di cioccolato è un pochino più intenso rispetto alla crema all'interno e lascia questo fantastico retrogusto di caffè. Tutto insieme è molto equilibrata e deliziosa, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una bellissima giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Arona e Gianina.